Fulvio Collovati, 30 giorni di campionato, un tuo consuntivo in testa e in fondo alla classifica. In testa al campionato, mai come quest'anno, insomma, c'è incertezza, molta incertezza. Guarda, non ti nascondo che fino a 2 mesi fa io avevo detto che l'Inter avrebbe vinto, lo ammetto con molta onestà, avevo detto che l'Inter avrebbe vinto il campionato con 7-8 punti di vantaggio. L'Inter negli ultimi 7 partite ha fatto 7 punti, su 21 ne ha fatti 7, ne ha persi 14. Nessuno prevedeva un tracollo del genere. Il tracollo è capitato dopo la partita, il derby col Milan perso, dove io tra l'altro l'ho commentato in Rai, una partita dominata per 70 minuti, ma negli ultimi 20 minuti l'Inter è andata in crisi, ha preso 2 gol, ha perso la partita e da lì è cominciata la crisi dell'Inter. Alcuni giocatori tipo Barella, tipo Brozovic, Perisic soprattutto, Dzeko, sono scaduti a livello mentale, a livello di condizione, qualche scelta sbagliata dall'allenatore, è da lì che il calcio a volte ti riserva delle sorprese, per cui l'Inter, torno a dire, ha fatto 7 punti in 7 partite. Pensa che Genoa nelle ultime 8 ha fatto 7 pareggi e una vittoria, ne ha fatti 10. E le ultime 8 partite ne ha fatti 10 il Genoa, l'Inter invece nelle ultime 7 ne ha fatte 7, per cui capisci che l'Inter ha avuto una media come quella del Genoa, che adesso sta cercando di risalire, ma sta meglio il Genoa adesso che l'Inter, perché il Genoa fisicamente e moralmente è a 1000. Fulvio, hai parlato della Rai, io ne approfitto perché tu sei un amico e tutti qui parlano. Siamo innamorati della domenica sportiva, in particolare quando ci sei tu alla sera. Però si parla sempre Inter, Milan, Juve, compagnia, e mai delle squadre in fondo che sono piazze che c'è tanta gente, perciò potrebbe esserci una soddisfazione anche per chi la conduce con la trasmissione. Lo so, però sai che non dipende da me. No, no, Sai no, che no. l'80%, 70% del tifo italiano, ormai le televisioni, tutte le trasmissioni vanno, si fanno concorrenza, per cui vanno in base all'auditel, all'ascolto. E chiaramente quando parli di Juve hai un ascolto, quando parli di Inter hai un ascolto, quando parli di Milan hai un ascolto, quando parli di Napoli anche, che Napoli tira molto, se parli di Salernitana, con tutto il rispetto, sai, il tifoso, per cui è vero, poco spazio alle cosiddette piccole, tanto spazio alle grandi, però sai, la televisione vive anche di contenuti, di sponsor, di denaro, per cui siamo sempre lì, no? Lo sai, te lo Sì. dico amaramente, ma purtroppo è così. Per quello che avevamo creato delle trasmissioni io e te a livello locale negli anni 90, che funzionavano alla grande, ti ricordi come funzionavano? Perché a livello nazionale c'è poco spazio. Ecco, a livello nazionale c'è poco spazio e andiamo subito su un altro argomento. Cosa ne pensi di questo Genoa che è cambiato? Praticamente tutto. Può essere merito solamente di un allenatore che ha risollevato la vecchia guardia e tutti i giovani che sono arrivati dal nord Europa. Può Certo essere che è merito merito di un di. allenatore, certo, è merito dell'allenatore, di questo personaggio nuovo che ha fame, che ha trasmesso la sua fame, la sua voglia. Genoa, tieni anche presente che nelle 7 partite che ha pareggiato, perché io lo seguo sempre, lo sai, perché il mio cuore è rimasto a Genova, nelle 7 partite che ha giocato, ma ha giocato con un'intensità, con una cattiveria, cioè è riuscito a vincere una partita in 10 contro 11, cioè capisci? E questo è merito della grinta che è riuscito a trasmettere questo allenatore, che è uno semi sconosciuto, era conosciuto in Germania ma non in Italia, però a volte le scelte ripagano, è stata una scelta giusta, come in precedenza, consentimi di dire, le scelte saranno state sbagliate. Molti errori da parte della presidenza precedente, tu sai che io non amo particolarmente la presidenza precedente.
perché tutti gli anni rifare una squadra tutti gli anni, cioè l'Atalanta cosa fa? L'Atalanta ha un suo progetto. Genoa poteva essere l'Atalanta, poteva essere una squadra che cambiando due giocatori all'anno, un giocatore all'anno, tre giocatori, perché l'Atalanta fa così, ne vende uno, ne vende due, fa incassi e poi però rimane sempre nelle prime posizioni. Il Genoa invece cambiava 10 giocatori, 12 giocatori, 15 giocatori, non puoi tutti gli anni cambiare perché una squadra deve avere un progetto, una società deve avere un progetto e negli ultimi anni non l'ha mai avuto. Io mi auguro che con questa nuova proprietà e con questo allenatore finalmente ci possa essere un progetto. A questo punto devo dirti, chiamarti cavaliere, campione del mondo, giovedì, beh, è la verità, giovedì va di scena la nazionale, Fulvio. Succederà mica un'altra Svezia, qualche cosa del genere, considerato che quelli convocati non mi sembrano all'apice della forma. E a questa domanda ne aggiungo una: ma perché la nazionale italiana ha bisogno di qualche cosa? Voi nell'82 v'hanno angosciato finché non vi siete scatenati, avete fatto fuori Argentina, Brasile, compagnia. Aspetta, i tedeschi quando ha vinto Lippi è la stessa cosa, l'europeo di quest'anno che hanno vinto è la stessa cosa. Perché c'è bisogno di questo stimolo? E cosa ne pensi di queste due partite? Ce la faranno? Beh, innanzitutto mi auguro che succeda la stessa cosa, cioè noi tanto criticati poi abbiamo vinto il mondiale, tanto criticata la nazionale di Lippi poi ha vinto il mondiale. Mi succeda che succede adesso che una nazionale che è diventata campione d'Europa, però poi ha messo in dubbio la qualificazione perché non sarà facile. Parliamoci chiaro, che tu incontri la Turchia, con la Macedonia puoi anche passare perché la Macedonia non ha un grande appeal, ma che tu incontri la Turchia o in casa loro o poi incontri il Portogallo, non sarà semplice perché tu devi mettere, per cui dobbiamo, io mi auguro che succeda quello che hai detto tu, che nel momento di difficoltà ci esaltiamo, nei momenti in cui ci sono le critiche ci esaltiamo. Non lo so se per nazionale qualche perplessità, devo essere sincero, ci ho, però non c'è niente da fare, dobbiamo vincere perché o la nazionale campione d'Europa o Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Leao, tutti i giocatori, Cancè, tutti i giocatori del Portogallo non vanno ai mondiali e sarebbe una tragedia sportiva, pensa, per il secondo, per due mondiali di fila non andare ai mondiali. Sportivamente saremmo una nazionale veramente allo sbando, per cui mi auguro che con fortuna, con episodi, con quello che hanno dentro, di passare il turno, perché un mondiale è sempre un mondiale. Fulvio, ricorda a tutti quelli che vedranno questo video e dopo la tua immagine lo vedranno in tanti, dove ti possono seguire? Su che cosa ti possono seguire? Allora, innanzitutto fammi dire una cosa che prima di dire, l'altro giorno sono stato chiamato da alcuni ragazzi che mi hanno ricordato il 18 di marzo. Tu lo sai, il 18 di marzo di 30 anni fa, nel 1992, T'ho chiamato io, t'ho chiamato io. sì, mi hai chiamato anche tu, però mi ha chiamato anche altra gente, tutti di Genova, perché è stata una delle più belle soddisfazioni della mia vita. Cioè, 30 anni fa il Genoa fu la prima squadra italiana ad espugnare l'Anfield Road. Per cui puoi immaginare la soddisfazione, non era un Liverpool dimesso, probabilmente non era il Liverpool di adesso che ha aperto un ciclo, adesso, però era il Tu Liverpool che quando ti veniva da una marcavi vittoria in Premier League. Rush, Barnes e compagnia, qualche problema c'era. Ma McManaman McManaman. e poi l'Anfield Road, che è uno stadio che emana. Ebbene, noi siamo usciti tra gli applausi, tu lo sai, Bagnoli quasi portato in trionfo, non da noi, ma dai tifosi inglesi. Sono delle emozioni che sono indescrivibili e mi piace ricordarlo questo episodio. Poi tu mi vuoi far dire della mia pagina, io voglio invitare, approfitto della tua gentilezza, io ho aperto da poco una pagina perché tu lo sai, io non sono molto social, però oggigiorno bisogna per forza essere social, bisogna adeguarsi ai tempi. Anche se lo faccio
a volte controvoglia, però ho aperto da poco una pagina YouTube, Fulvio Colovatti, YouTube Official, Fulvio Colovatti Official, per cui è anche calcissimo su Instagram, per cui su Fulvio Colovatti YouTube possono andare a iscriversi, perché tutti i giorni abbiamo, e metterò anche questa nostra intervista, tutti i giorni abbiamo novità, pagelle, commenti editoriali, per cui invito tutti a iscriversi, chi vuole naturalmente. Grazie Fulvio. Ciao Lino, un abbraccio anche per i ricordi meravigliosi che abbiamo fatto. Abbiamo fatto delle trasmissioni sul Genoa meravigliose, stiamo parlando di più di 20 anni fa, però qui però erano veramente belle. Ti ringrazio, adesso sei un uomo della Fulvio, radio, erano perché anch'io sono un uomo della 25, radio. erano 25 anni fa. La prima che abbiamo fatto è stata 26 anni fa. E dopo quello che abbiamo fatto a Parma, penso che anche quello andrà a finire nella storia televisiva. Te lo ricordi? Avevamo ospiti come Eriksson, Ancelotti, cose che adesso non vanno più in televisione, i calciatori. Allora avevamo ospiti calciatori di primo piano, per cui grazie dell'intervista, dell'intervento, sempre Forza Genoa.